Buona serata, ben ritrovati su Rossini TV e benvenuti a una nuova puntata di Sinfonia di Maestri, questo programma che ci accompagna a conoscere l'orchestra Sinfonica Rossini. Attenzione, perché il mese di aprile è davvero molto variegato. E pensate che il 5 aprile, quindi segnatevi questa data, tornerà a Pesaro il musical il prodotto proprio dall'orchestra sinfonica Rossini un grande successo è stato Fame nel 2023 stavolta invece tocca al grandissimo Moulin Rouge eh, siamo a Parigi, la bellissima storia d'amore tra eh, appunto Christian e Satène e poi abbiamo anche eh, la danza, le coreografie di Laura Mungerli del center stage, la musica chiaramente eh, dell'orchestra eh, Rossini e insomma e tanti generi che, eh, che si uniscono insieme in questo grande spettacolo. Oggi abbiamo due figure importanti nell'orchestra anche se abbiamo capito che tutti, eh, tutti gli strumenti sono importanti in un'orchestra e chiaramente concorrono assieme alla riuscita generale eh, della, della musica e del brano che viene eseguito. Diciamo allora che abbiamo due ruoli molto uh, particolari, uno dei primi violini di spalla è Francesco Pellegrini, benvenuto Francesco. Grazie, buonasera a tutti. E poi abbiamo anche il direttore organizzativo Alessio Arcangeli, Buonas benvenuto. Buonasera a tutti. Allora Francesco, se non ricordo male anche il maestro Durante eh, ricopre lo stesso ruolo nell'orchestra Rossini, forse perché le spalle sono due, <ride> sto scherzando chiaramente, quali sono le caratteristiche di questo ruolo e poi anche qual è stato un po' il tuo percorso personale. Allora la caratteristica principale è che è il capitano dell'orchestra, quindi interagisce con il direttore d'orchestra, e mette le arcate per tutti, praticamente dopo tutte le sezioni: violini secondi, viole, violoncelli, contrabbassi, devono adeguarsi all'arcata che mette la spalla e quindi di conseguenza i primi violini. E il, praticamente inizia l'apertura del concerto. È con il La. Il, il primo violino si alza dal La all'orchestra, sempre ovviamente in collaborazione col primo Oboe e da lì parte tutto, parte tutta la, la magia del concerto, e l'atmosfera che insomma incanta. Sì. E allora raccontaci un po' anche del tuo percorso personale. Allora, il mio percorso eh, nasce ovviamente da subito dopo il diploma e subito un mese dopo mi sono ritrovato a Macerata a suonare in orchestra facendo l'opera e subito concerti sinfonici e da lì è nato un amore pazzesco verso l'orchestra. Ho iniziato anche a fare musica da camera, abbiamo suonato in quartetto, eh, però l'orchestra rimane sempre il mio punto fisso. Eh, Bigonzi è stato il primo violino per me che è stato un punto di riferimento e piano piano ho scalato un po' i ruoli, mi sono ritrovato come primo dei secondi in orchestra, poi alla fine mi sono ritrovato a Spalla che è praticamente adesso è il mio lavoro e, e non posso più farne a meno. E allora, interpretare Rossini in una diretta mondiale oppure suonare gli altri generi pop, rock, musical, eh, quali sono le differenze interpretative per Beh, il tuo strumento? Rossini è veramente molto difficile, eh, soprattutto. Io parlo da violinista ovviamente, sì. perché i passi che ci sono, cito a, a, per esempio due, due sinfonie, la Scala di Seta o il Guglielmo Tell, dove ci sono dei passi dei primi violini. Veramente molto complicati, delicati, sul piano, pianissimo, eccetera, eccetera, quindi eh, non è facile. Il rock, però, è, è stata sempre la mia passione. Eh, io, quindi, sono un amante dei Led Zeppelin, dei Deep Purple, eh, dei Pink Floyd e dei Queen, e quando ho suonato quelle cover lì mi sono divertito veramente tanto. E e non vedo l'ora di rifarli, insomma. Ecco, perché infatti nel concerto suonerete David Bowie, Johnny, Polis, Cristina Aguilera, insomma, spingerete parecchio in questo musical. Decisamente, io proprio <ride> non vedo l'ora, guardi. <ride> non vediamo anche noi l'ora di vedere questo bellissimo spettacolo, intanto però ascoltiamo appunto Francesco Pellegrini con il suo violino. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao. Allora, sei nell'orchestra da tantissimo tempo. Eh, il 24 febbraio scorso la Rossini ha festeggiato i suoi primi 30 anni. Eh, raccontaci un po' un tuo ricordo personale. Ma guarda, mh, il mio ricordo personale è che, come nella storia ultima sappiamo, le grandi imprese nascono in un garage. Mm. E guarda caso, la nostra è iniziata in un garage 30 anni fa. Trent'anni fa c'è stato appunto l'incontro di, di ragazzi, perché trent'anni fa erano ragazzi, io non sono un musicista, premetto, sì. e, e da lì ha eh, preso forma eh, questa orchestra che negli anni poi è diventata eh, quella che è adesso, quindi una delle mh, orchestre più importanti a livello eh, italiano e anche estero. Quindi diciamo da, da quell'inizio del concerto mh, che ci, ci fece partire con eh, le musiche del maestro Rizzo Ortolani, quindi un concerto memorabile. Posso ricordare all'inizio i detrattori che dicevano che un gruppo di giovani folli mm -hmm. po non potevano comunque arrivare qua. E di questo devo dare merito al presidente e a, a Salucci, che veramente ci ha creduto dal primo momento ed è riuscita a portare questa orchestra a livelli veramente, veramente altissimi. E chiaramente quindi, anche agli sponsor che ci sono... Dopo dietro... si sono uniti tutti gli sponsor, eh. tutti i riconoscimenti ministeriali, certo. statali, mm. regionali, comunali, quindi comunque questa orchestra è stata riconosciuta, eh, orchestra dell'Orsino para Festival da, da tantissimi anni, eh, quindi orchestra della rete lirica Marchigiana, quindi opere, eh, le nostre stagioni al Teatro Rossini, al Teatro della Fortuna di Fano, da quest'anno siamo in giro per le Marche eh, con tantissime date, tantissimi spettacoli, quindi in questi 30 anni veramente eh, di strada se n'è ne, ne fatta e, e secondo me il, il riconoscimento che ci è stato dato è la buona ragione di quello che è stato fatto. Esatto, è meritato. Meritato perché comunque è formata da, come qui il maestro eh, Francesco Pellegrini, da, da, da musicisti di veramente di valore e quindi comunque una qualità altissima. Allora, ehm, Alessio, tu sei direttore organizzativo, sì. innanzitutto cosa vuol dire essere direttore organizzativo in un'orchestra e poi quanto è difficile, visto che andremo a vedere il Moulin Rouge, è organizzare e gestire uno spettacolo di questo genere? Sì, eh, sì infatti eh, la direzione organizzativa o della logistica è una parte veramente importante perché il mio scopo e quello anche dei, dei miei colleghi è quello di fare in modo che i professori possano arrivare in qualsiasi parte del mondo. A suonare e essere al loro agio. Quindi è una preparazione totale eh, da, dal viaggio, passaporti, eh, pullman, hotel, sistemazioni. La logistica. Eh, sì, posso ricordare la, la torna la in Cina. Un'orchestra di 50 persone. L'abbiamo. Fatta viaggiare su tre aerei con tre partenze distinte, quindi riuscire ad arrivare in cena e avere tutta l'orchestra completa <ride> è un ottimo risultato. Quindi comunque è molto importante questa attività qua, perché poi comunque c'è una serie di, di, di incombenze che magari lo spettatore giustamente non interessano, perché comunque lo spettatore viene per vedere suonare l'orchestra, però eh, un'orchestra che arriva sul palco dietro c'è tanto lavoro di, di organizzazione. E per quanto riguarda, mi chiedevi di Molin Rouge, è un lavoro di coordinamento con la segreteria artistica, quindi con il maestro Paolo Rosetti, che segue diciamo, tutta la parte artistica, insieme a me che segue la parte logistica quindi coordinare balletto, canto e i service che sono importantissimi il supporto dei service, e quindi anche quello va coordinato. E Mugliolugio lo porteremo su quattro teatri diversi, con eh, misure di palco diverse, con eh, varie situazioni diverse, quindi ogni volta va adattato. Quindi è una cosa che è importante, però in questi anni mi ha fatto tantissima esperienza. Voglio ricordare Moulin Rouge, che le musiche sono del maestro Daniele Rossi e tutti gli arrangiamenti. Tu hai già citato la regia, le coreografie sì, di Laura sì. Mungerli sì. e, e l'orchestra Rossini. Rossini. Il cast verrà svelato più avanti, ah, <ride> così non, teniamo andiamo, un po', ecco. non diamo ancora nessuna notizia, <ride> ma lo daremo, lo daremo più avanti. Però e sicuramente Saranno sarà. Dei grandi professionisti. Sì, come sicuramente sempre. grandi professionisti e un ottimo risultato, come i, i nostri chiamiamo cross sound mm -hmm. o musical danno. Sì. Allora, amici a casa, eh, ricordatevi: il 5 aprile alle ore 21 al teatro Rossini ci sarà il Moulin Rouge il tributo. Vi ricordo anche che i biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro Rossini che è aperto dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30, nei giorni di spettacolo con orario dalle 10 alle 13 e poi dalle 17 fino all'inizio dello spettacolo. Li potete acquistare anche online su vivaticket.it. Grazie mille a voi, Grazie a voi e buona serata.